libro di cui voglio parlarvi oggi è Gargoyle di Andrew Davidson. Andrew Davidson è uno scrittore, nonché un insegnante di letteratura inglese, laureatosi in Canada, che poi ha fatto un'esperienza di insegnamento per lui molto importante in Giappone. E questo è il suo romanzo d'esordio. Io non conoscevo Andrew Davidson prima di leggere questo libro, l'ho scoperto per caso in libreria mentre cercavo qualcosa da leggere e ricordo di essere rimasta molto colpita sia dalla copertina che dal titolo, sia dalla lettura delle prime pagine del romanzo, che sono decisamente il classico tipo di incipit che ti convince immediatamente a leggere quella storia, quindi un incipit ben riuscito. Gargoyle parla di un uomo del quale non conosceremo mai il nome sino alla fine del romanzo, ma che racconta della sua vita in prima persona. Appena iniziamo a leggere ci ritroviamo quindi con lui in auto. Il nostro protagonista è reduce da un festino a base di alcol e droghe e nonostante sia consapevole di non essere nelle condizioni di guidare, si mette ugualmente alla guida per tornare a casa. Mentre guida crede di vedere sul suo tragitto un gruppo di frecce infuocate sfrecciare verso la sua direzione e nel tentativo di evitarle, capace di capire, capire se si tratti di un'allucinazione o di qualcosa di reale, sterza e manda la sua automobile fuori strada. Cade oltre la strada, quindi in un precipizio sul quale si stava trovando a transitare, e l'automobile resta incastrata tra gli alberi proprio pochi metri più in alto di un torrente d'acqua. Inoltre l'auto prende fuoco perché ovviamente è precipitata, ha avuto diversi scossoni e lui non riesce a liberarsi dalla morsa della cintura di sicurezza, riesce comunque a liberarsi in quanto è bloccato. E quindi mentre l'auto prende fuoco con il nostro protagonista dentro l'auto, egli crede ormai giunta la sua fine, quando nel momento peggiore, nel momento in cui ormai il fuoco si era già apprestato a divorare il suo corpo, l'auto cade nel torrente, quindi spegnendo le fiamme, e in quel momento giungono i soccorsi. Quindi le prime pagine, proprio le primissime pagine di questa storia ci introducono immediatamente in questa drammatica situazione. Ma subito dopo abbiamo la seconda parte del romanzo, che si compone di circa 50 pagine. Le ho contate, per questo dico che sono 50, perché si nota nettamente lo stacco fra queste 50 pagine e poi tutto il resto della storia. In queste 50 pagine noi leggiamo un vero e proprio referto medico, sofferto, cinico e anche piuttosto crudo, di quelle che sono le condizioni del nostro protagonista in seguito all'incidente che le ha causato ustioni gravissimi di terzo grado. E quindi il nostro protagonista resta irrimediabilmente sfigurato dal fuoco e si trova in ospedale per seguire il lungo percorso medico che spetta agli ustionati gravi. Preso da questa situazione terribile, inizia a raccontare di se stesso. Scopriamo quindi che il nostro protagonista era un pornostar, un pornodivo di modesta fama, molto bello, molto piacente, che aveva fatto della bellezza del suo corpo un vero e proprio vanto, nonché un vero e proprio lavoro. E non disdegnava l'utilizzo della propria bellezza e del proprio fascino anche per ottenere incontri sessuali con donne, variate donne, senza mai però legarsi a nessuna. Consapevole del fatto che a seguito dell'incidente non avrà più la possibilità di mantenere questa carriera, di inseguire, di lavorare, perché ovviamente rimane totalmente sfigurato dopo l'incidente, inizia a meditare sull'inutilità della sua vita, sullo spreco che ha fatto della sua vita passata e medita sull'ipotesi di suicidarsi una volta completato l'iter ospedaliero che gli spetta. Ma è proprio a questo punto che inizia la vera e propria storia, perché giunge a fargli visita una donna che lui non conosce, tale Marianne Engels, che apparentemente è una paziente dell'ospedale psichiatrico, quindi del reparto psichiatrico dell'ospedale in cui si trova, affetta da schizofrenia.
Nel momento che questa donna inizia a fargli visita, a portargli da mangiare, o comunque ad intrattenerlo con la sua presenza piuttosto esuberante, piuttosto strampalata, stravagante, no? È una donna molto strana, ha i capelli ricci, ha i tatuaggi, è una donna abbastanza appariscente, si nota la sua stranezza immediatamente. L'uomo non la manda via, anzi ne è molto contento, perché comunque la situazione nell'ospedale è abbastanza grave. Lì si trova nel reparto degli ustionati gravi, quindi gli altri pazienti che lo circondano non sono messi molto meglio di lui. Questa donna quindi gli comincia a intrattenerlo, lo tratta come se lui se fossero amici da sempre, come se si fossero conosciuti da sempre. E dottori e infermieri all'inizio non molto contenti di questa situazione non regolare in ospedale, alla fine decidono di fare in modo che lei vada a fargli visita più spesso, proprio perché si rendono conto che così facendo l'uomo, il paziente, riesce in qualche modo a sentirsi meglio anche psicologicamente. In che modo lo intrattiene Marianne? Ogni volta che si trova vicino al suo letto, lo intrattiene il nostro protagonista raccontandogli delle storie. Quattro sono le storie che si inframmezzano all'interno del romanzo. Storie piuttosto lunghe, quindi vedi i propri racconti all'interno della storia, che apparentemente non hanno nulla in comune l'uno con l'altro. Sono storie ambientate in luoghi diversi e in tempi diversi, e anche i personaggi in esso contenuti sono diversi. L'unica cosa che hanno in comune palesemente queste storie è che si tratta di storie d'amore, il cui epilogo, seppur tragico, ha rivelato la forza dei sentimenti che legavano i due personaggi di cui si racconta in queste storie da lei raccontate. Man mano che ci si addentra nella lettura di questo romanzo, si viene a far la conoscenza dei personaggi minori che ruotano intorno ai nostri protagonisti, e si scopre lentamente, ma con parole e storie dense di lirismo e di poesia, la segreta matassa che si nasconde, quindi che lega, che va a legare tutti questi personaggi e le storie raccontate da Marianne. La lettura di questo romanzo scorre in maniera semplicissima, il romanzo risulta difficilmente banale, e anzi la trama, man mano che ci si avvia verso il finale, risulta sempre più originale, e il legame che si crea fra i due protagonisti svela sempre più un'intensità emotiva inaspettata all'inizio della storia. Possiamo definire Gargoyle quindi un romanzo d'amore, ma non solo, anche un romanzo sulla predestinazione delle anime e sulla loro facoltà di potersi incontrare nel tempo. Andrew Davidson compie due importanti lavori di ricerca per scrivere questo romanzo. Il primo è il lavoro di ricerca fatto per conoscere e sapere più della storia e della vita degli ustionati gravi. Dal momento che il suo personaggio principale doveva subire questa condizione, Andrew Davidson si è preso la premura, insomma, come molti scrittori fanno, di raccimolare, di raccattare tutte le informazioni a livello medico. Ha letto libri, quindi ha consultato siti internet, ma non si è fermato qui, perché secondo quanto lui stesso ha dichiarato in un'intervista, sentiva che la descrizione medica che aveva ritrovato, quindi che per il suo romanzo, non era sufficiente per aiutarlo a delineare il personaggio, e quindi si è messo in contatto tramite forum su internet con persone che hanno veramente vissuto questa tragica esperienza, e ha mantenuto un rapporto epistolare durato parecchio tempo con una donna che si è resa immediatamente disponibile per confidarsi, per raccontare come era stata la sua vita dopo il suo incidente reale, e quindi grazie a questa testimonianza reale Andrew Davidson è riuscito a ricostruire sia psicologicamente che caratterialmente un personaggio davvero credibile e valido, che sovrasta tutti quelli della storia in maniera eccellente. Altro grosso lavoro che è stato fatto da parte dello scrittore per questo romanzo è indubbiamente lo studio dell'inferno dantesco. Appassionato palesemente di letteratura italiana, che viene spesso citata, letteratura italiana antica, letteratura anche francese antica, tedesca antica,
e del lavoro dei copisti e dei manoscritti antichi, Andrew Davidson non perde l'occasione per citare e per rendere anche omaggio all'inferno dantesco, un po' così ricollegandosi in maniera intuitiva alla questione dell'ustionato, delle fiamme, quindi dell'inferno, ma anche per far sì che l'intero cammino percorso da questo personaggio possa in qualche modo ricordare il percorso compiuto da Dante nell'inferno, che sappiamo essere un percorso di espiazione del peccato. In un certo qual modo il personaggio di questo romanzo deve espiare le colpe del suo passato, ma sono colpe più non religiose, diciamo, sono più colpe emotive e personali. Per concludere, vi consiglio quindi caldamente la lettura di questo romanzo, ma soprattutto vi consiglio, qualora poi lo voleste leggere, anche e soprattutto di regalarlo, perché trovo che la storia sia assolutamente non banale, come ho già detto, ma soprattutto che davvero sia una delle poche storie capaci di esprimere veramente il senso di un vero legame, di un legame che va oltre il tempo. Alla prossima!